Io non ho parole, ragazzi, io non ho parole. Quando ho visto quella difesa lì, ragazzi, mi sono venuti i brividi. Perché se Acerbi nell'Inter sta facendo cose meravigliose, dall'altra parte Bonucci non può giocare a calcio, ragazzi. Io, cioè, tra Acerbi, Toloi e Bonucci, ragazzi, cioè, in tre persone superavano i 100 anni. Cioè, tre persone, tre difensori superavano i 100 anni. Spagna 2, Italia 1, eliminati per un gol regalato subito nel primo tempo, per non parlare poi del secondo tempo, ragazzi, che il secondo gol della Spagna, anche quello lì, se non è fortuna, ragazzi, anche lì, dai, doppio rimpallo, quello si trova lì, tra l'altro, anche in posizione regolare, ed ecco lì che abbiamo preso l'inculata. Eliminati dalla Nations League, 2-1, 2-1. Io non capisco perché Mancini si ostina ancora a schierare Bonucci, ragazzi. La Juventus, no? Era così disperata in difesa che addirittura Rugani veniva preferita a Bonucci. Rugani, rendiamoci conto, Bonucci è un ex calciatore. Bonucci è un ex calciatore. Basta essere riconoscenti. La riconoscenza non porta da nessuna parte. Basta essere riconoscenti. Bonucci ha fatto il suo tempo. E quella merda di costruzione dal basso, di inizio del primo tempo, dove non ruba il pallone, lui viene pressato e va in pappa e si perde quella merda di pallone, si prende il gol. Perché poi tiro piazzato, tac. 1-0 Spagna subito, poi per carità c'è la reazione, c'è la reazione. Riusciamo a prenderci un calcio di rigore netto perché la verticalizzazione di Jorginho è perfetta. Zaniolo tira al volo con l'esterno, prende la mano piena del giocatore della Spagna. Immobile va sul dischetto e spiazza il portiere Unai Simón. 1-1, poi andiamo anche in vantaggio 2-1 e c'è Frattesi che, ragazzi, è in fuorigioco di tanto così. Tra l'altro, Frattesi. Ci tengo a sottolineare che mi è piaciuto un sacco stasera, però veramente era in fuorigioco di nulla, Frattesi, di nulla, di nulla, di nulla, e viene annullato il gol per fuorigioco. Poi ci ha provato Morata due volte, dove praticamente, per fortuna, tiri abbastanza facili per una rumba pre, uno malato, diciamo parato e malato in angolo da Bonucci, l'altro un tiro facile bloccato per terra, e alla fine l'Italia era anche cresciuta, no? A un certo punto nel primo tempo, nel secondo tempo, ragazzi, non siamo entrati bene, eh? Nel secondo tempo siamo entrati bene, Morata si mangia praticamente un gol già fatto, bravissimo Donnarumma a fare il miracolo alla prima occasione, poi la palla arriva a Morata che di schiena si gira, c'è di prima intenzione non inquadra la porta, grazie a Dio, però poi Donnarumma fa una cavolata perché esce male, Rodri poi in semi rovesciata con la schiena girata alla porta, ha provato anche lui a tirare e la palla va alta sopra la traversa e anche lì in quel caso, ragazzi, abbiamo rischiato, quindi anche lì Rodri ci ha graziato. E poi vuoi o non vuoi, ragazzi, esce Morata, entra l'attaccante e l'attaccante che entra dopo su di Morata subito, subito ci purga, però come è venuto il gol? Il gol come è arrivato, ragazzi? Cioè, tiro da fuori di Rodri, doppia deviazione, questo qua comunque si trova, vuoi o non vuoi, in posizione regolare e ci purga, 2-1, 2-1, io non ho parole, comunque Acerbi non mi è dispiaciuto, però ragazzi, nel 2023 non si può vedere una difesa a 3. Contro Toloi, Bonucci e Acerbi. Non si può perché c'è Romagnoli, c'è Casale, c'è Scalvini, ce ne sono tanti, Baschirotto, ce n'è i difensori forti, ce n'è i difensori forti. Noi abbiamo preso Toloi che ha oltre 30 anni, Bonucci che ha oltre 30 anni e Acerbi che ha oltre 30 anni. Ci rendiamo conto della nostra difesa, c'è una difesa d'esperienza, ma poi alla fine di velocità, di lucidità, perché lì Bonucci ha mancato di lucidità nel gol del primo gol, lucidità è mancata completamente, cioè, non lo so, sempre sta cosa di riconoscenza, non ho parole, Chiesa è entrato, ragazzi, non si è mai visto, Chiesa è entrato veramente molto male, Chiesa purtroppo, ora come ora viva sprazzi, lo sappiamo, anche la Juventus era così perché deve riprendere la forma. Però peccato perché non abbiamo giocato male nel complesso, secondo me. Se vediamo la partita generale in 90 minuti, non abbiamo giocato male. Ovvio, loro qualche occasioncina di più nitida ce l'hanno avuta, però non abbiamo giocato male. E soprattutto se pensiamo ai due gol in sé per sé, sono gol praticamente uno fortunoso e uno regalato.
Secondo gol è fortuna, ragazzi. Chiedetevi quello che volete, ma è fortuna. Proprio deviazione, sto qua per miracolo, non si trova in fuorigioco. Mentre invece il primo gol è regalato. Ad esempio, la nostra bellissima azione di Frattesi, no? Quella bellissima verticalizzazione di Giorginio per Frattesi, tutta fatta bene, studiata bene, tiro gol. Lì Frattesi è in fuorigioco di 1 mm. Sto qua con la doppia deviazione, invece, della Spagna non è in fuorigioco. Joselu, lì come si chiama? Non è in fuorigioco. Cioè, io ho mangiato anche sushi stasera, questo video, infatti esce in ritardo, mi è rimasto sushi qua nello stomaco. Lo so, ragazzi, la Nations League secondo voi conta quel che conta? Io domenica me la volevo giocare la finale con la Croazia, me la sarei voluta giocare. E invece purtroppo non è così. Purtroppo non è così, passa la Spagna e niente, ragazzi, noi veniamo eliminati. Peccato, peccato perché ripeto, 2 gol regalati. Mancini deve smetterla con questa riconoscenza, deve smetterla, non mi interessa, cioè basta, basta, cambia aria, aria fresca, nuova, nuova, perché veramente vedere Acerbi, Bonucci e Doloi nel 2023 mi viene il vomito, perché poi sì, Acerbi ha avuto un'occasione di testa centrale, Doloi ha avuto un tiro da fuori aria dove la palla va sulla traversa. Se vogliamo, tra i due il peggiore è sicuramente Bonucci. Bonucci è uno schifo proprio. Però a prescindere, se tu fai la conta degli anni, non puoi buttare dentro tre difensori che hanno superato già i 30 anni. E metti un po' di aria fresca: Romagnoli, Casale, Scalvini, Vaschirotto, Buongiorno del Torino. Ce ne sono i difensori buoni che si sarebbero meritati la convocazione. Basta riconoscenza. Cioè, cosa dobbiamo fare? Portarci Bonucci agli europei del 2020? Non lo so, ragazzi, non lo so veramente. Bonucci, fino a quando te lo vuoi portare dietro? Ma se non gioca neanche alla Juventus, ripeto, e gioca Rugani piuttosto che lui, gioca Gatti, no? Convoca Gatti piuttosto, non convocarmi Bonucci. È un ex giocatore Bonucci, lo dico anche alla Juventus, è un ex giocatore, non lo puoi più vedere in campo sto qui. E Mancini sbaglia, perché Mancini è il primo, non è colpa di Bonucci, è colpa di chi lo schiera, è colpa di chi lo convoca, non è colpa di Bonucci, è colpa di chi la schiera e chi lo convoca, perché ragazzi, Bonucci questo è. Ma se tu non lo schieri e non lo convochi, ecco lì che i disastri, i danni di difesa vengono limitati. Niente, ragazzi, Spagna 2, Italia 1. Lasciate un bel like se comunque vi è piaciuto, commentate sui commenti e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Qui da me che è tutto. Bella, peccato.